Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova micro lezione di trombone. Oggi parliamo dello swing. Cos'è lo swing e come si fa a studiare lo swing? Allora, premetto che naturalmente sarà molto più difficile per chi non ha il senso ritmico studiare lo swing, ma però posso aggiungere anche che non tutto dello swing viene insegnato oppure si può imparare, perché è una cosa dentro, è una cosa che abbiamo dentro. Non è il solo fatto di schioccare le dita, inlevare, ma è come il feel che si sente, ok? Ma come possiamo studiare e avvicinarci a questa cosa? Allora, vi ricordo che un grande, Duke Ellington, diceva "It don't mean a thing if it ain't got the swing". Non significa niente se non ha quel certo swing. Ok, benissimo. Partiamo anche da un presupposto che in tutte le cose ci vuole swing, anche fare la pizza, per assurdo. Ma noi oggi parleremo di come svilupparlo sul trombone. Come possiamo fare? Qual è l'esempio? Non è solo il muovere la testa, ma è l'approccio che abbiamo nello studiare lo swing. Allora, abbiamo visto qualche lezione fa l'accento debole, anche le ghost note. Questi due elementi, questi due ingredienti sono importantissimi per lo swing. Vi faccio un esempio: Day of Wine and Roses, un brano di Henry Mancini. L'ho suonato un po' freddamente per farvi capire la differenza. Lo stesso brano, se noi lo suoniamo con un po' più di swing, aumentando o diminuendo l'interazione che c'è tra l'esecuzione e l'accento debole e naturalmente le ghost note, il senso di feeling aumenta. Non abbiamo bisogno di schioccare solo le dita e levare, che è una cosa che vi suggerisco di abituarvi, sempre schioccare le dita in levare. One, two, one, and. Eccetera, eccetera. Avete sentito che ho comunque calcato sugli accenti deboli e anche sulle ghost note. Ma come possiamo arrivare a questa, diciamo, a formarci? Allora, intanto bisogna studiare. Primo, inutile che mi diciate, ma però la chiave di basso, il trombone non legge chiave. Il trombone ha, legge chiave di basso. Secondo, bisogna suonare tutti i giorni e fare le scale come vi ho suggerito di fare. Terzo, suonare sopra i dischi, ascoltare e abituare l'orecchio a quello che voi volete ascoltare. Ascoltate J.J. Johnson, ascoltate Frank Rosolino, ascoltate i trombonisti che più vi aggradano. Però è molto più producente ascoltare un sassofonista, un trombettista, hanno dei fraseggi diversi, vi abituate anche l'orecchio a muovervi su altre, diciamo, scale. Al di là di questo, la scala di blues di Do. Si può studiare così, col metronomo. Il metronomo è importantissimo, l'ho spiegato tempo fa. Se non vai a tempo, non c'è niente da fare. Bisogna stare sul tempo, sul beat, anche a costo di impararlo senza
a costo di studiare solo col metronomo e senza batterista e senza bassista. Se tu alle spalle hai un batterista e un contrabbassista o basso elettrico, va benissimo, che vanno d'accordo e sono in sintonia, si crea un interplay che tu puoi suonare molto più serenamente. Non hai bisogno di preoccuparti del tempo, sei già dove sei. Ghost note. Allora abbiamo detto ghost note, stare sul tempo, anzi molto spesso è meglio appoggiarsi molto sul tempo, a costo di appoggiarsi molto e di tirare indietro sul tempo, noi diciamo sul palco, tiri indietro, non troppo, però appoggiati, capito? Eccetera, eccetera, eccetera. Studiate lo swing, allora vi ripeto: A, le scale; B, state sul tempo; C, ghost note; D, l'accento debole. Ma non dovete pensare, oddio, adesso quella. Cercate che la cosa sia più naturale possibile. E se è possibile, studiate sempre insieme agli altri, suonate, praticate queste cose, mettetele in pratica nelle prove, quando provate. Quando provate col bassista, quando provate col batterista, dovete metterle in atto e provare. Se sbagliate è perché state facendo una ricerca, quindi chi non fa niente non sbaglia, quindi vuol dire che state studiando. Questo è uno strumento, come abbiamo detto, che ha tante difficoltà, non ultima quella che dobbiamo fare le note noi. E non spaventatevi se c'è uno scrocco o se scroccate la nota, chi se ne frega, andate avanti. Quindi non dovete, oddio, ho sbagliato la nota, chi se ne frega, andate avanti, a testa bassa. Studiate, cercate di impararvi i temi degli standard o del blues, quello che volete. E studiatelo con questo criterio: accento debole, naturalmente lo swing si crea insieme anche agli altri. Se avete l'opportunità di suonare con un bassista e con un batterista che magari vanno d'accordo tra loro due, è importante, ok? Siete più agevolati. Secondo, abbiamo detto ghost note, le scale blues e soprattutto studiatevi i temi, ma cercate soprattutto di studiare tutti i giorni, 20 minuti, un quarto d'ora, ma studiate tutti i giorni. E viva lo swing! Ricorda, non è solo questo, eh? Non è solo questo. Anzi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Vi saluto ragazzi, grazie dell'attenzione. E un'altra cosa, studiate, 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 che non tengo d'occhio.